Niente, piccolo problema tecnico di internet, ora il vostro mouse sta stampando 3D che sono in lavorazione, una è ferma in attimo in manutenzione e poi chiaramente la parte dietro top secret dove non possiamo far entrare, dove c'è l'area tecnica, progettazione, sviluppo, dove in questo momento abbiamo alcune cose ancora in fase di progettazione per continuare a stupirvi nelle prossime fiere, nei prossimi eventi. E poi torniamo di sopra, vi faccio vedere sempre qua un po' tutta la zona produzione, usciamo dalla parte tecnica e andiamo al piano primo, dove praticamente io e Mattia, questa è un po' la storia di Easy Dive, dove abbiamo dalle prime nostre custodie, i primi report delle varie riviste, dalle varie custodie che facevamo. Come vedete il piano di sopra abbiamo il nostro, non siamo più in Easy Dive ma siamo all'Easy Trick. No vabbè, questa è la zona post showroom, quindi potete entrare. E questo è lo showroom Easy Dive dove teoricamente oggi dovrei iniziare un po' a dedicarmi, a curare un pochettino più la parte estetica. Questo qua è la nostra idea che si chiama The Wall of History, il muro della storia Easy Dive, dove praticamente adesso non è ancora finito, nel senso ultimato, però cioè, è un po' abbozzato, dobbiamo cercare di implementarlo e farlo un po' meglio, però divisi per anni ci sono tutte le nostre creazioni, dalla prima custodia autocostruita nel 96, alla prima nostra Calypso nel 2000 e così via fino alla prima Leo del 2006. Alla Leo 2 del 2008, quindi è un po' diciamo la storia di Easy Dive tutta qua in questa parete, dovremo installare altre mensole per inserire tutte le ultime novità. Qui abbiamo un po' l'esposizione dove teniamo un pochettino lo showroom del custode da far vedere per quando qualche cliente ci viene a trovare qui in sede o a ritirare il materiale che spieghiamo un po' direttamente prima di iniziare a utilizzarlo. Quindi dagli illuminatori, le custodie, abbiamo un po' tutta una parte diciamo di showroom. Qua ci sono le nostre due postazioni PC dove io e Mattia lavoriamo e dove praticamente rispondiamo alle vostre mail, WhatsApp, Messenger, Facebook, Skype, Instagram. Stiamo sempre connessi con voi quasi in ogni momento, a parte quei due weekend, sabato e domenica, che a volte anche noi andiamo in acqua. E poi niente, qua dietro abbiamo un piccolo magazzino dove poi abbiamo una sorta di cube light dove facciamo un po' le foto per un piccolo studio per fare le foto per il web e quant'altro. Niente, che dirvi, avete visto un po' la nostra sede, il capannone si sviluppa circa su 125 metri per piano, abbiamo due aree quindi da 125 metri, sono circa 250 metri e siamo un po' sempre noi qui dentro a lavorare continuamente per voi. E ci rivediamo presto perché vi vorremmo far vedere l'ultimo nostro acquisto che già un po' vi abbiamo anticipato nel web. Questo è il nuovo Samsung S8 Plus, veramente un concentrato puro di tecnologia e l'abbiamo già provato per voi, è veramente un telefono che Samsung con questo telefono sicuramente ha voluto recuperare i problemi avuti con il Note, veramente un concentrato puro di tecnologia, un display veramente grandissimo dove si vede molto molto bene, la qualità foto e video è incredibile e l'abbinamento con la nostra Leo Smart diventa veramente un qualcosa che in acqua diventa divertentissimo da utilizzare e molto pratico soprattutto per ottenere delle foto e dei video già di una qualità più che discreta direi. E niente, quindi a breve vi faremo un video tutorial dove faremo vedere l'uso di questi e niente, continuate a seguirci, è stato un piacere farvi vedere un po' quello che è la nostra serie, ci rivediamo presto, un abbraccio a tutti, ciao, a presto.